È iniziata una settimana difficile per gli automobilisti di Monte di Procida. È iniziata una giornata difficile anche per gli amici di Torre Gaveta. È da qualche giorno che l'ingresso alla strada del Gavitello è stata ostruita, è impedito il traffico. La signora Illiano, che ne ha disposto questa chiusura, ha tante cose da dire e le ha anche rappresentate. Io mi permetto di dare tre suggerimenti. Il primo, il commissario prefettizio di Bacoli e il sindaco di Monte di Procida al più presto devono organizzare un tavolo tecnico ed ascoltare le buone ragioni della signora. Sono tutte cose condivisibili e al tempo stesso accoglibili. Due, la stazione della ferrovia Cumana di Torre Gaveta anni fa fu oggetto di un progetto di ampliamento e arretramento della stessa stazione, il cui iter non si concluse per mancanza di finanziamenti. Oggi, con i fondi europei, quel progetto può essere portato avanti. Si facciano ogni cosa presso la presidenza della Giunta regionale della Campania, presso il presidente De Luca, per rispolverare quel progetto e finanziarlo. 3. Finalmente i collegamenti con Napoli oggi sono più efficienti grazie a treni rinnovati, a treni nuovi che la giunta del presidente Caldoro e del presidente De Luca hanno messo in campo. Ma non basta, bisogna anche far sì che ci siano un potenziamento dell'armamento ferroviario. Ecco quello che noi vediamo. Diciamo, tutti cercano di passare perché tra l'altro c'è stata una cattiva informazione. Torre Gaveta non merita questo. Monte di Procida e i suoi automobilisti aspettano al più presto la riapertura al traffico di questa importante oramai arteria.